Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria del Salice in Fossano, che viene riaperta 45 anni dopo il crollo che l'ha vista, la resa inagibile, crollo della copertura che è avvenuto nell'aprile del 1974. E in questo weekend e nel prossimo sarà possibile visitarla per vedere quello che sono i ritrovamenti archeologici che sono stati il primo passaggio, il primo appalto fatto per la, nell'ottica della rivalorizzazione dell'edificio. È stata infatti finanziata da parte della consulta locale una campagna di saggi archeologici che è costata all'incirca 80.000 euro, che è stata utilissima per raccogliere tutti gli elementi che hanno poi portato i progettisti alla definizione del progetto di recupero della chiesa, che prevede l'inizio dei lavori al termine dei due weekend di visita. Lavori che consistono nell'adeguamento antisismico del fabbricato, nella ricostruzione delle cappelle crollate accidentalmente nel 1974, nel rifacimento della pavimentazione su un vespaio areato e nell'adeguamento impiantistico dell'intero edificio, che renderà possibile un utilizzo polivalente dello stesso. Infatti la chiesa sarà dotata di riscaldamento a pavimento, quindi sarà utilizzabile in qualsiasi periodo dell'anno, e sarà attrezzata con un'impiantistica molto flessibile, utile per allestimenti di mostre, convegni, concerti, realizzata in uno spazio così accogliente e reversibile.